Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi voglio fare una maschera trattamento idratante per i miei capelli effetto paglia. Sono secchissimi, orrendi. Le ragazze che hanno i capelli come i miei sanno benissimo che noi dopo il lavaggio, il giorno dopo, abbiamo i capelli secchi, orrendi. Quindi ho trovato questa maschera abbastanza idratante. Vi lascio al video tutorial. A dopo! Eccoci qua alla preparazione della maschera. Dunque, ho fatto all'incirca 100 g di riso, l'ho fatto bollire e le ho fatte raffreddare e ho aggiunto mezza scatola di latte di cocco, che questo è super idratante sia per i capelli che per il corpo. Ho aggiunto 2 cucchiai grandi di olio extravergine e 2 cucchiai grandi di olio di avocado, che anche questo è fantastico sia per la pelle che per i capelli, e ho aggiunto 1 cucchiaio grande di olio di lino. Comunque, se non avete l'olio di lino, non importa, potete mettere anche l'olio di semi o aggiungere più quantità di olio di oliva. Potete mescolare il tutto e tritarlo finché non viene proprio una bella crema morbida. È già pronta la nostra maschera per i capelli. Adesso vado ad applicare la maschera che ho preparato prima nel video tutorial. Questa qua. Guarda che capelli secchi. Peccato la ricrescita, però per il momento non ho modi per comprare la mia, come si chiama? Il mio colore. Io questa maschera la farò agire per tutta la notte e domani mattina lavo i capelli e vi faccio sapere com'è, ok? I capelli. Adesso andiamo a idratarli. Oh mio Dio. Ci metto l'olio di jojoba. Olio di argan, questo qua l'avevo preso tempo fa al Lidl. Mami! Ciao Mami! L'olio di Acai. Io uso questo pettine vecchio di plastica, è l'unico che mi dà soddisfazioni. Come vedete, io uso questo pettine e cerco di passarlo proprio a filo, così mi crea il riccio perfetto, mi vedete qua. Perché sennò diventano tutti crespi i capelli e non mi piace l'effetto che danno. Questa qua è la mia mossa per districare i capelli. Sembro una rocchettara oppure una pazza. Li lascio seccare naturale, non uso né phon né niente e vi faccio vedere dopo. Ecco i miei capelli dopo l'asciugatura, li ho fatti asciugare in modo naturale, e riccio, vedi come sono luminosi, il riccio è bello, sono soddisfatta della maschera comunque. E se volete posso farvi vedere anche le altre maschere che io utilizzo per i capelli e spero che il video tutorial vi è piaciuto. E niente, grazie di avermi seguita, spero che vi mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e alla prossima. Ciao belli!